Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Continuiamo la nostra avventura su Final Fantasy IV, dove abbiamo incontrato Rosa, abbiamo visto che praticamente sta male, non si sa a causa di cosa, però sappiamo che cosa dobbiamo prendere per poterla curare. E quindi dobbiamo dirigerci al nord, verso le falde. Per cui non perdiamo troppo tempo, anche perché comunque ci sarà un'esplorazione, ci saranno tante cose da fare, quindi direi di sbrigarci il prima possibile. Non so se negli altri episodi l'avrete già notato, ma sto praticamente sfoltendo gli episodi, eliminando tutti gli incontri casuali. Alcuni li lascerò magari se vi devo dire qualcosa di importante, però mettiamo un attimo in pausa, però la maggior parte degli incontri casuali verranno eliminati. Non so quali lascerò effettivamente, però se noto che l'episodio diventa lungo, diventa abbastanza noioso, tra virgolette, gli incontri casuali verranno comunque tagliati. I boss ovviamente resteranno sempre comunque a disposizione del video, ma gli incontri casuali, specialmente quando devo affrontare delle piccole side quest o comunque delle cose che non hanno a che fare con la storia principale, verranno assolutamente tagliate. A meno che si tratti di segreti o cose particolari, non avrete rischio di annoiarvi. Allora, detto questo, no, Ridia non la voglio, non mi piace. Ok, dobbiamo andare da questo lato. Come potete vedere, quindi vi stavo dicendo appunto che probabilmente gli incontri casuali li vedrete tagliati. Ora non so se questi ve li lascio, se non ve li lascio, io veramente non so come gestire l'episodio. Probabilmente lo vedrete poi voi e io avrò fatto qualcosa, ecco. Sbaglio o hai con te la spada oscura? Ho bisogno del tuo aiuto. Tella il saggio. Non perdiamo tempo. Musichetta contenta, tutti in squadra. Yahoo! Bene, andiamo. E così possiamo continuare finalmente anche l'esplorazione della mappa. Però aspettate, prima devo andare da questo lato. Perché qua, se non sbaglio, dovrebbero esserci implementato Chaos e Morfeo. Carino. Allora, continuiamo da questo lato. Ecco, perché lì c'è un forziere che però penso si raggiunga dall'acqua. Quindi devo andare di qua, forse. No, devo andare di qua. Beh, etere che non mi è di grandissimo aiuto, però. Bene, Ridia sta salendo di livello almeno. L'unica cosa decente. Allora, modalità battaglia attesa. Boh, io non capisco allora perché attaccano tutti. Boh, attaccano tutti di fila. Non ci capisco più niente. Beh, ne sto approfittando tantissimo, dato che comunque Tella è veramente forte con le magie, quindi mi permette. Quindi vi stavo dicendo, sto sfruttando tantissimo Tella perché praticamente mi permette di essere molto incisivo sulle battaglie. Quindi lo sto sfruttando per livellare anche Ridia. Se ovviamente ci sono i combattimenti io smetto di parlare e poi il concetto che vi stavo dicendo appunto ve lo dirò più. Ecco, quindi vi stavo dicendo che sto sfruttando Tella per appunto far salire di livello Ridia, perché è davvero buono come magia, fa davvero tanti danni in questo momento.
E per cui vi stavo dicendo, sto sfruttando Tella appunto per far salire di livello Iridia. Allora, utilizziamo un etere perché Tella ha praticamente perso tutti gli MP. Pozioni invece, le darei una a Iridia e una a... Vabbè, le diamo a tutti e buonanotte. Perché qua adesso affronteremo un altro boss. 5 colliri. Bah, niente di interessante. Vengo letteralmente assalito dai mostri, cioè è proprio pazzesco. Allora, forziere. Ecco, e qui dovrebbe esserci il... No, non è qua il boss. Qui è il cambio zona. No, e invece mi sa che c'è il boss. Ah no, riposiamoci un po'. Tende, padiglioni, salvare il gioco. Perfetto. Quindi questa è la zona relax. Viene da misto. Con 8 tentacoli enormi. Ovvero l'Antleon. Si parte. Allora, dovrei essere già tecnicamente tutto curato dopo questo dialogo. Esatto. Però, esatto, il cerchio luminoso, eccetera, eccetera. No, interrompi. Salviamo. Nel file numero 3. Ok. E proseguiamo. È ottimo il fatto di aver salvato, di non aver sprecato, tra virgolette, le tende. Proprio perché in vista del boss dobbiamo essere pieni di energia. Quello che noto è che i comandi sono un po' macchinosi. Allora, Ferula Gelum. E la voglio equipaggiare a lei. Perfetto. Continuiamo. Io ovviamente ho il vizio di parlare durante le battaglie, quindi giustamente devo poi ripetere le stesse cose che dico prima. Ah, esplorato 5 antidoti. Bene. Proseguiamo. Questa dovrebbe essere, se non sbaglio, l'ultima zona. Tella è davvero forte come mago. Non lo ricordavo così OP all'inizio del gioco. Ad essere sincero. Non lo ricordavo proprio così OP. Allora, no, di qua no, perché si continua. Allora, aspettate. Allora, lì è dove siamo venuti, giusto? Quindi sì, dobbiamo andare... Oddio, ho sbagliato. Dobbiamo andare di qua. Ecco, c'è un fortino. Probabilmente anche a causa della difficoltà che veniamo praticamente assaliti in questa maniera. Tre tende. GG per le tre tende. Scheggia di Pyros. Adesso possiamo affrontare l'Antleon. Bene.
Bene. Abbiamo ottenuto il nostro primo status rana. Quindi lo togliamo subito. Zona segreta. Ora io le code di Finice non ce le ho, perché mi è crepato Tella. Cappello piumato. Beh, sicuramente. Immaginavo. Tu hai elmo scuro, giustamente. Tu non hai nulla, quindi cappello di cuoio. Te lo do volentieri. Il problema è che le pozioni stanno iniziando a scarseggiare. E a lui non la posso dare perché mi serve appunto la coda di Fenice. Tra l'altro adesso mi devo rifare tutta la strada all'indietro. Un'altra pozione. Inventario. Antidoto. Il bacio di Pulzella non ce l'ho. Io devo dare una pozione così. Una la prendo io. Abbiamo esplorato il sotterraneo. Tre code di Fenice. Oh, si è ringraziato. Allora, inventario. Sto veramente impazzendo un pochino. Allora, io adesso il bacio di fanciulla là, non ce l'ho. Va bene che la difficoltà è difficile e tutto quello che vuoi, ma neanche così. Cioè, così proprio ti passa la voglia. Veramente ti passa la voglia così, ragazzi. Cioè, non posso fare un passo. Ira di Zeus. Cosa sarebbe? Produce l'effetto tuono. Ah, vabbè. Ok, niente di particolare. Continuiamo. Il bacio di Pulzella non me l'hanno dato, però. Cioè, mi trasformo nel rana, però poi non mi danno gli oggetti per risolvere la situazione. Allora, dobbiamo andare da questo lato. No, però non la uso. Sono un po' preoccupato di quello che in realtà ne uscirà fuori questo episodio, perché ogni passo vengo attaccato da mostri, quindi quello che dico verrà tagliato più e più volte. E non so effettivamente che cosa sentirete voi. Queste sono le notifiche che ho lasciato accese. Quindi vuol dire che qualcuno si è iscritto al canale, quindi benvenuto, anche se sicuramente non si vedrà, però benvenuto, benvenuto in famiglia. Allora, equipaggia, spada dell'ombra, questa mi piace, finalmente un po' di cose anche per il mio piccolo Cecil. Utilizziamo il bacio della Pulzella che abbiamo preso adesso.
Così Tella finalmente torna ad essere bello operativo. Clessidra di bronzo, come sempre. Abbiamo esplorato tutto. Etere, va bene. Abbastanza standard come ricompensa. E vediamo adesso. Allora, inventario. Andiamo su Coda di Fenice. Ecco, perché adesso è l'occasione giusta. Le pozioni non le utilizzo per il momento, perché preferisco di no. Al contrario, utilizziamo energia. Perfetto. Utilizziamo l'etere che ne abbiamo. Ecco, uno lo diamo qua e uno lo diamo qua. E per il momento lascio così. I piedi della cascata più avanti. Oddio. Quindi ho sprecato tutto? Ci conviene montare un'altra terra. Forse qui c'era adesso un'altra zona di salvataggio. Ah no. Uscivamo fuori. Allora, usiamo la tenda. Visto che ci siamo, usiamo la tenda. Salvo nel frattempo. Affrontiamo il boss e poi stacchiamo la puntata. Allora, salva. Qui nel file 1. Posso scrivere dati esistenti? Sì. Perfetto, andiamo ad affrontare il boss. Eccoci qua. E qui sotto. Saltiamo, yes. Ah, qui c'è ancora una zona da esplorare. Allora, il repertorio di Lidia cresce ancora. Allora, questi sono tutti equipaggiamenti che vanno qui. Bene, così Cecil diventa ancora più OP. Cinque pozioni, bene, che già stavano iniziando a scarseggiare. Allora, sono stato avvelenato, quindi antidoto. Fortunatamente ne abbiamo un bel po'. Armatura dell'Ade. Scarpe di Hermes che danno haste, se non ricordo male. Vediamo se era così. Esatto, produce l'effetto fretta. Qui adesso andiamo da questo lato. Ok, ci siamo perché il boss è praticamente qui. Noi come siamo combinati? Ok, ci siamo. Ah, è Piovramut. Mi pensavo l'Antleon. Bello il fatto che c'è un'inquadratura particolare solo per questo boss. Allora, tuono, esatto, dovrebbe essere super efficace.
Madonna mia. Ride la lasciamo alla cura. Beh, Cecil con effetto tenebra è fortissimo. Finito l'effetto tenebra. Si sta indebolendo. Beh, era ora. Ma il bello viene adesso. Mai sottovalutare una bestia ferita. Oh mio Dio, è diventato fortissimo adesso. L'ha shottato. Qua non devo rischiare, devo curare bene Cecil. No, quanto ho tolto. Io ora il problema è che le code di Fenice credo di averle finite. Solo 75 gli ho tolto. Oh, sconfitto. Peccato per Tella che l'ha shottato praticamente. Peccato veramente. Mi sarebbe piaciuto averlo. Rinascita e stop. Ecco, ora l'ha imparato rinascita. Ora la via per è libera, basta superare la cascata. Oh, e ce l'abbiamo fatta. Quindi, adesso mi monto una tenda, così sono a posto, e poi dalla prossima puntata continuiamo la nostra avventura. Quindi, grazie ancora e alla prossima.